saper selezionare le priorità vale su tutto, anche su come utilizzi lo smartphone. Le email, io non sto davanti alla mail a controllare la mail ogni 5 minuti, la mail la controllo, che ne so, una volta ogni 2 ore, una volta ogni ora. Cioè, devi assolutamente individuare degli slot in modo tale che hai quell'attività da fare, focus totale su quell'attività, quando è chiusa quell'attività controllo l'email, controllo i messaggi, controllo le cose. Ciao amici imprenditori, bentornati a questa nuova puntata di Vita d'Impresa e oggi parliamo insieme della gestione del tempo. Il tempo è la risorsa più importante che abbiamo, perché il tempo è l'unica risorsa realmente limitata. I soldi vanno e vengono, le cose vanno e vengono, il tempo una volta che è stato speso non torna più. Ognuno di noi ha un certo quantitativo di tempo per stare qua su questo mondo e per fare l'attività che poi deve fare durante la giornata, perché poi il tempo è fondamentale anche dal punto di vista di quello che si vuole fare. Il tempo è una questione di mindset. Risparmiare tempo, la velocità con cui si fanno le cose, è tutta una questione di atteggiamento. Io nella mia vita ho fatto decine di corsi sulla gestione del tempo, ho letto libri su come ottimizzare il proprio tempo, sulla produttività. Alla fine quello che ho capito è che è veramente solo una questione di atteggiamento, di tagliar fuori tutte le distrazioni e di focalizzarsi sulle cose che si sta facendo. Quando stai facendo un qualcosa devi togliere le distrazioni di mezzo, quello è il modo migliore per gestire il tuo tempo. Devi darti delle scadenze, cioè se hai una scadenza, se sai che quella cosa la devi fare entro un certo orario, entro una certa scadenza, obbligatoriamente andrai più veloce e alla fine farai quella cosa entro quel tempo. Quindi il tempo è veramente solo una questione di atteggiamento. È chiaro che poi possono essere utili gli strumenti, possono essere utili dei software di produttività, possono essere utili l'agenda. È normale che non si può tenere tutto quanto a mente, soprattutto quando le cose sono tante è fondamentale scrivere, e magari anche quando si scrive stabilire le priorità, stabilire su quale progetto si vuole destinare il proprio tempo, la propria attenzione. Personalmente io ho sempre le attività della settimana e le attività del mese davanti ai miei occhi, perché so le priorità del prossimo mese, quindi in questo modo nelle prossime 4 settimane ho diviso in ogni settimana quello che sarà la priorità, quello che è il risultato che voglio portarmi a casa in quel tempo. E poi all'interno della settimana andrò a dividere per giorni, andrò a dividere per pezzi della giornata, e quindi bloccherò all'interno della mia agenda gli slot di tempo per svolgere quell'attività, facendo in modo che alla fine di quello slot quell'attività sia conclusa e quindi dovrò andare obbligatoriamente più veloce per riuscire a portare a termine quel risultato. È tutta una questione di atteggiamento, il mindset del time management. Questo è quello che noi imprenditori dobbiamo imparare. Gli stimoli sono tantissimi e dobbiamo assolutamente tagliare fuori tutto ciò che non è necessario, tutto ciò che non serve, concentrarci sulle cose che sono assolutamente prioritarie. Questo è l'unico segreto della gestione efficiente del tempo. A presto, ci vediamo alla prossima puntata di Una Vita d'Impresa.